Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati presso Presonus Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Passiamo ora al mastering del remix di Marrali e ascoltiamolo. Anche in questo caso abbiamo gli stems. Quindi andiamoci a sentire gli stems. Pasolini si è fermato allo scalo, mica Eboli e con meno pathos, tra la massa in fila al supermercato. E lo... Qui sotto ho anche il remix fatto da lui per... Pasolini si è fermato allo scalo. Per poter ascoltare cosa lui aveva già fatto e poter quindi avere un riferimento in termini di bilanciamento dei stems. Pasolini si è fermato allo scalo, mica Eboli e con meno pathos, tra la massa in fila al supermercato e l'omologazione delle ola allo Anche qui ho iniziato utilizzando Erin per bilanciare il master, quindi creare già un prebilanciamento. Pasolini si è fermato allo scalo, mica Eboli e con meno pathos, tra la massa in fila al supermercato e l'omologazione delle ola allo stadio. Berlinguer invece è stato ammazzato, me ne sono accorto appena è caduto. Come... Andiamo sulla parte ritmica. Anche in questo caso ho aggiunto tanta aria, quindi un dB circa 20 kHz e un piccolo booming di 2 dB circa a 50 Hz. Oltre ad aver aumentato di mezzo dB i 350 per avere un po' più di corpo sotto al rullante, e poi ho aggiunto un dB e mezzo circa 6000 per schiarire leggermente la voce, quindi avere la voce un po' più presente su quelle frequenze. Ne guadagna ovviamente anche la punta del kick. Anche in questo caso ho recuperato un po' di transienti grazie a Elevate. Come sentite, infatti, accendendoli i transienti diventano più evidenti. Anche in questo caso ho voluto sperimentare con Space Control per aiutarmi un po' sul controllo dell'immagine stereo. Come vediamo, l'immagine stereo è tutta sul wet, quindi tutta aperta rispetto alle basse, dove ho dosato leggermente l'influenza del segnale side, mentre sulle alte, appunto, tutta la parte alta dai 10.000 in poi è tutta molto aperta. Ne
ne guadagnano ovviamente i cori, ne guadagna la voce, abbiamo un basso più bilanciato, meno confuso nella parte sotto. Come spiegavo in altri video, il controllo del low end è abbastanza complesso. Se non abbiamo delle buone cuffie, dei buoni ascolti, è difficile lavorare in quella zona in maniera adeguata. In questo caso, come vedete, sono riuscito a dosarmi la separazione del side rispetto al mid con appunto il dry wet che troviamo qui sotto, soprattutto nelle zone basse e medio basse, dove avevo bisogno di più apertura, però non eccessiva, e che non influenzasse troppo il mid. Infine il mio classico Fire the Clip, ormai onnipresente in ogni mastering, per poter avere e recuperare botta sulle medio alte. Infine il mio Maximizer, utilizzato questa volta sempre in algoritmo wide per avere il master un po' più aperto e guadagnare mezzo dB su questo remix. Come vediamo, il limiter non sta incidendo tantissimo a livello di limiting, proprio perché voglio mantenere i transienti molto evidenti e quindi non volevo schiacciarli ulteriormente. Secondo me è importante nei mastering avere sempre dei transienti chiari, definiti, in maniera che il groove, quindi il bouncing del brano, non sia mai massacrato troppo. Andiamo ora al prossimo remix. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto. Ciao, a presto.